Salve a tutti, in un mio ultimo articolo su Medici Italia ho parlato ancora, come spesso accade in andrologia, dell'eiaculazione precoce. In questo caso, l'articolo che ho proposto metteva in evidenza come la melatonina potesse avere un ruolo chiave nella gestione della eiaculazione precoce. Essenzialmente, cosa si è visto in questo lavoro che riporto? Come, confrontando gruppo di persone affette da eiaculazione precoce con un gruppo di controllo di persone non affette da questo disturbo, si è visto come nel gruppo, chiamiamolo tra virgolette sano, i livelli di melatonina erano sicuramente più alti. Questo è già chiaramente un indice di come questo aminoacido, questa molecola, possa avere la sua importanza nella gestione, nel riflesso dell'eiaculazione precoce. In più, nel gruppo delle persone affette da eiaculazione precoce, trattate in parte con dapoxetina, in parte con sertralina, si è visto che nel gruppo trattato con la sertralina, che aveva quotidiana, uso quotidiano, mentre la dapoxetina sappiamo è on demand, nel gruppo trattato con sertralina, che aveva dimostrato in effetti un miglioramento dei tempi di latenza intravaginale, si è visto come in questo gruppo i livelli di melatonina erano più alti. Questo sembra proprio accompagnare questa situazione in cui la melatonina è sicuramente più alta nelle persone non affetti da eiaculazione precoce o nelle persone che rispondono più facilmente ai farmaci. Non c'è da stupirsi però perché la melatonina vede come suo precursore la serotonina e la serotonina è un neuromodulatore che conosciamo bene essere responsabile della gestione del riflesso eiaculatorio. Quindi sicuramente queste molecole possono avere un loro impatto benefico sulla gestione dell'eiaculazione precoce quando questa non sia chiaramente dettata da altre situazioni di tipo anatomico o essenzialmente psicogeno. Interessante comunque continuare a studiare questo tipo di argomento. Personalmente mi sono occupato da anni del trattamento in maniera naturale dell'eiaculazione precoce con l'uso della grifonia, valeriana e passiflora e proprio a novembre discuterò un mio lavoro scientifico al Congresso Italiano di Andrologia, un mio lavoro che è stato accettato e di cui sono effettivamente orgoglioso, ma seguiamo anche questo argomento sulla melatonina che potrebbe portare diciamo, a dei benefici nel paziente che necessita magari solamente di un piccolo innalzamento della serotonina con bassi costi e assolutamente nessun insulto di tipo farmacologico. Ricordiamo che la maggior parte dei farmaci che utilizziamo per il trattamento medico dell'eiaculazione precoce sono farmaci antidepressivi, quindi meno ne usiamo e meglio è sicuramente. Con questo vi saluto, ci aggiorniamo nei prossimi video e vi auguro una buona giornata. Grazie come sempre per l'attenzione.